Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai parafarmaci, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il parafarmaco. Preparo. A cosa serve? Preparo ha un parafarmaco appartenente alla categoria degli dispositivi per apparato gastrointestinale, altri. È commercializzato in Italia dall'azienda Gepharma SRL. Informazioni commerciali. Titolare. Dermopharma Italia SRL. Concessionario. Gepharma SRL. Categoria di appartenenza. Dispositivi per apparato gastrointestinale, altri. Confezioni. Preparo soluzione per la pulizia dell'intestino prima della colonscopia, 4 buste da 110g, 440g. Indicazioni. Preparo a marchio registrato, ha indicato per la pulizia dell'intestino prima della colonscopia. Controindicazioni. Preparo a marchio registrato ha controindicato nei soggetti con perforazione o ostruzione intestinale, ileoparalitico, gravi malattie infiammatorie dell'intestino, quali ad esempio colite ulcerosa, malattia di Crohn e megacolon tossico. Non assumere in caso di ipersensibilità nota verso un OPA componenti. Non utilizzare nel caso in cui siano presenti dolori addominali acuti o di origine sconosciuta, nausea, vomito, sanguinamento rettale di origine sconosciuta e in caso di grave stato di disidratazione. Modalità d'uso. Per le modalità di assunzione del prodotto, seguire attentamente il protocollo raccomandato dal medico. La dose consigliata è di 4 litri, 4 buste da 110g disciolte ciascuna in 1 litro di acqua. Il prodotto può essere assunto in un'unica dose la sera prima dell'esame. Per una migliore tollerabilità, si consiglia di assumete il prodotto suddiviso in due dosi. 3 ml la sera prima dell'esame ed 1 ml la mattina dell'esame, oppure 2 ml la sera prima dell'esame e 2 ml la mattina dell'esame. Preparazione della soluzione. La soluzione preparo a marchio registrato si prepara riempiendo un contenitore con acqua e miscelando una busta per ogni litro d'acqua. È preferibile agitare vigorosamente più volte per garantire la dissoluzione degli ingredienti. Lo scioglimento ha facilitato utilizzando acqua tiepida. La soluzione è più appetibile se refrigerata prima della somministrazione. Alla soluzione non devono essere aggiunti ulteriori ingredienti, come ad esempio aromi. Descrizione e caratteristiche. Preparo a marchio registrato ha caratterizzato dalla presenza di polietilenglicole, polimero inerte idrosolubile ad alto peso molecolare che ha la capacità di legarsi all'acqua utilizzata per l'assunzione, trattenendola nelle feci e che non viene assorbito o metabolizzato nel tratto gastrointestinale. Preparo a marchio registrato, grazie anche alla presenza dei sali inseriti nella formulazione, non porta a squilibri idroelettrolitici se assunto con la dose indicata di liquido. Avvertenze. Tenere il prodotto fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Non utilizzare se la confezione risulta aperta o danneggiata. In caso di reazioni indesiderate, sospendere il trattamento e consultare il medico. Non utilizzare il prodotto nei bambini, durante la gravidanza o l'allattamento, a meno che non sia ritenuto strettamente necessario dal medico. In questo caso la somministrazione deve essere effettuata sotto controllo medico. Seguire attentamente le indicazioni fornite dal medico per quanto riguarda l'alimentazione da seguire prima e durante il trattamento. Si consiglia, in ogni caso, di seguire una dieta povera di fibre. Il prodotto può interferire con l'assorbimento di medicinali ad uso orale. Si consiglia pertanto di consultare il medico in caso di assunzione contemporanea di medicinali ad uso orale, che devono comunque essere somministrati almeno 2 ore prima dell'inizio della somministrazione di preparo a marchio registrato. In soggetti con disfunzioni a cuore, reni e fegato, il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente sotto stretto controllo del medico. Effetti indesiderati. Nausea, vomito, senso di pienezza e gonfiore addominale sono le reazioni avverse più comuni alla somministrazione di preparo a marchio registrato. Più raramente si possono manifestare ipotermia, ostruzioni, perforazioni, reazioni allergiche e malassorbimento di farmaci. Il rispetto delle istruzioni riportate nel presente foglietto illustrativo e delle indicazioni fornite dal medico riduce il rischio di effetti indesiderati. È importante comunicare al medico la comparsa di effetti indesiderati anche non descritti nel foglietto illustrativo. Conservazione. Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce e da fonti di calore. Una volta ricostituita, conservare la soluzione in frigorifero, utilizzare entro 48 ore, eliminare la quantità non utilizzata.
la data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato e in confezione integra. Componenti e ingredienti. Ogni busta contiene 105 g di polietilene glicole 3350, 1,43 g di bicarbonato di sodio, 28 g di cloruro di sodio, 0,37 g di cloruro di potassio, aroma. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo, parafarmaco esaminato.